Ciao a tutti e a tutte. Sono Geppi Cucciari e sono dipendente della lingua italiana. Per me il corretto uso della lingua è fondamentale. Se Matt Damon mi dicesse sarebbe bello che ceneremmo insieme, accetterei, però sarebbe un caso limite. La lingua italiana ci rappresenta, ci dipinge. Abbiamo oltre 260.000 parole. Sono tante, ci si confonde, lo so. Però magari, che so, vedi la foto di una donna e non sei molto convinto o convinta che quell'abito, nello specifico, le stia molto bene, che le doni, invece di dirle «Ma sai che questo abito non è all'altezza del tuo fascino? Vogliamo rivederla insieme, io, tu e magari un esorcista?» No, le scrivi «cozza», che ti sembra sia un modo sintetico per dire la stessa cosa. Nulla contro le cozze, sono un mollusco versatile, con due gocce di limone e basta, fanno la loro figura. Come del resto credo Matt Damon. E sui social, se sei in disaccordo con una donna, non le puoi scrivere vacca, oca, gallina, maiala, balena, arpia, zoccola, gatta morta, iena, capra, oppure strega. Allora, visto che non siamo nel 1600, da oggi, quando vi sentite confusi e non siete proprio sicuri che quella parola sia quella giusta, giusta, giusta da usare, fate una cosa, andate sul vocabolario online Treccani e in rosso, così lo vedete bene, vi abbiamo messo un aiutino su quello che quella parola non vuole dire, perché ne scrivete tante, di parole d'odio, contro le donne. Le parole bruciano, per spegnerle servite voi. Vi aspetto.